Ed eccoci qui in questo video per andare a parlare di tre ufficialità in casa Crotone. Quindi direi che possiamo subito partire senza perderci in chiacchiere perché il Crotone negli ultimi giorni di mercato ha annunciato diverse operazioni sia in entrata che in uscita, ed in particolare in uscita nell'ottica di cedere gli esuberi per poter avere una rosa che sia completa e che non presenti calciatori scontenti e che non possono vedere il campo poiché non fanno parte del progetto di Mister Lerde, un Crotone che in entrata annuncia Crealese, terzino classe 1992 che arriva direttamente dalla Pro Vercelli, prosegue quindi questa sinergia con il club piemontese dopo che sono arrivati Panico, Vitale, Awa, abbiamo ceduto anche dei calciatori alla Pro Vercelli, prosegue con l'arrivo di Crealese, arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato, quindi la prossima stagione potremmo riscattarlo se dovesse centrare determinati obiettivi. Terzino di esperienza che conosce molto bene la categoria. Lui a sinistra serviva un calciatore soprattutto a livello numerico in realtà, perché considerando l'uscita di Nicoletti, il fatto che comunque lì a sinistra abbiamo il solo Giron, ecco, un terzino serviva. L'unica cosa un po' che forse non dico non sono particolarmente contento, più che altro a livello di età, perché sarebbe stato bello, diciamo, così come a destra dove abbiamo comunque un calciatore di esperienza e uno più giovane, ovvero Calapa e Spaltro, ecco, avere anche a sinistra uno più di esperienza che è Giron e anche uno un pochino più giovanotto, se vogliamo, alle sue spalle, come può essere un, non lo so, un qualsiasi nome. Arriva Crealese che a livello di età è lì con Giron, per cui questa è l'unica, se vogliamo, cosa da recriminare, ma assolutamente operazione importante per un Crotone che nel frattempo cede il buon Nicoletti che si accasa alla Reggiana in Serie C sempre, nel girone B, una squadra che lotterà per il titolo con Mister Diana, ovviamente gli obiettivi sono importanti. E terzino classe 1998 che tra l'altro con il club emiliano firma un annuale con opzione per il successivo, un calciatore che a Crotone non ha saputo mettere il timbro in Serie B, qualche presenza qua e là, ma diciamo uscite poco convincenti per quanto il periodo fosse veramente negativo. Peccato perché diciamo prenderlo così a gennaio, un ritorno comunque di fiamma, 5 mesi in Serie B e poi lo cedi. Vabbè, non è stata evidentemente non voleva far più che altro Mister Lerda, farlo diventare parte del progetto, non ha convinto, però è un po' un peccato questo tipo di operazioni qui, tu lo prendi a gennaio, lo cedi in estate. Boh. Detto ciò, l'ultima operazione in uscita è quella di un giovane, ovvero Tutiskinas. Stiamo parlando di un difensore classe 2003 che lascia Crotone per accasarsi in Polonia, ovvero all'LKS Łódź, formazione della Serie B polacca, e lascia con la forma del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ciò vuol dire che il Crotone si riserva il diritto di controriscattarlo nel caso in cui il club polacco decida di riscattarlo a sua volta. Un difensore giovane che in primavera ha sempre fatto abbastanza bene, con buone prospettive. E il fatto che ci sia anche il controriscatto conferma le volontà del Crotone di puntarci su di lui, dovesse per un attimo, diciamo, andare via perché il Łódź decide di riscattarlo. Ecco. Quindi il fatto che ci sia il controriscatto determina la fiducia nei suoi confronti. Ora speriamo che in Serie B polacca possa trovare spazio, crescere ulteriormente e magari tornare con più esperienza a Crotone, dovesse poi effettivamente tornare. Detto ciò, a questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi!